Allora, gli amici che ci seguono su Teleducato Parma, mentre andava la pubblicità, hanno ascoltato un pezzo di un artista da terra emiliana come Zucchero Farnese. Ma tu lo sai che cos'è il Chocabec? Ecco, vedi che non sai cos'è il Chocabec. È un termine dialettale per definire una pianticina, giusto? Un'erba che cresce spontanea nei prati, che insomma quando la metti sotto i denti ciocca, nel senso che fa questo rumore, è come se schioccasse, e quindi è un termine dialettale per definire questo tipo di pianta. Questo è il Chocabec. Così magari ho imparato, no, perché magari è un pezzo che so che molte orchestre fanno, tra l'altro, per fare. Sì, 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 poi sì. Zucchero, insomma, è un artista che tanti successi suoi sono nel repertorio del. Benissimo, allora stanno cuocendo le nostre verde. Allora adesso fai vedere, facciamo questo primo piano in acqua di cottura, facciamo una cosa, Serena, visto che il piatto deve solo cuocere, torniamo a spiegare perché si fosse sintonizzato da poco come hai fatto a farlo, mandando in onda anche la ricetta, così la potete fotografare e prepararla direttamente a casa. Perché insomma nel pesto delle polpette, del ripieno tritato c'è della mortadella. Che cosa hai usato? Cavoli ripieni, prego. Allora abbiamo preso il cavolo ripieno, l'abbiamo tagliato, abbiamo creato delle foglie di cavolo, le abbiamo messe a sbollentare per 5-6 minuti. Poi abbiamo creato l'impasto dentro per il nostro cavolo ripieno con 400 g di macinato di ragù con la mortadella. Abbiamo tritato tutto e abbiamo messo un uovo, il parmigiano reggiano, la noce moscata, un pizzico di sale e abbiamo amalgamato tutto. Abbiamo fatto il ripieno dei nostri cavoli, li abbiamo messi dentro alle nostre foglie, li abbiamo chiusi, abbiamo messo in pentola i nostri cavoli con il soffritto, un goccetto d'olio, la passata di pomodoro, un goccino e il macinato che è rimasto, che non si butta via niente, per creare questo sughetto poi alla fine da pucciare col pane, che è delizioso. Benissimo. Abbiamo messo giù i cavoli a cerchio, per così che non si aprono. Abbiamo aggiunto un goccino d'acqua, un'oretta quando inizia a bollire li copriamo, abbassiamo il fuoco e li facciamo cuocere più o meno per un'oretta. Benissimo, quindi dobbiamo solo attendere che vengano cotti. Nell'attesa di preparare le polpette. Già. Le polpette alla Cozzani. Una mezz'oretta sono pronte, quindi aspettiamo almeno da gustarne qualcuna calda. Da gustarne qualcuna calda, se andiamo ad ascoltare un'altra bella canzone di Fabio. Non so, hai qualche preferenza? Ti elenco cosa abbiamo messo noi nella nostra scaletta di quest'oggi. Io proporrei anche un Prigioniere innamorata. Prigioniere innamorata. Me la richiedono sempre. Anche no, per il video di Davide anche questo. Il video di Davide. Sì. Video di Davide. Allora, un po' preoccupato Davide perché il Cesena non sta andando molto bene. Però l'ho visto che era a Taormina l'altro giorno. Taormina? Sì, è andato giù con Omar, con Lambertini, a fare un videoclip. Era lui che stava facendo pomodorini, l'ho visto. Ma giù a Taormina è andato. Ciao Davide! Ciao Davide! È andato a Cuba a girare un video con Polisano. È andato all'isola di Wight o giù di lì, il video di Rossella Ferrari. L'isola di Wight. So che è andato anche a Capo Nord per un altro, non c'entrava un'orchestra. Insomma, questo gira il mondo. È un grande Davide. Bravo Davide. Allora, ne approfitto per lanciare questo video. Patti aveva mandato un messaggio alle 10:30, siccome parlavamo degli insetti. Di tanti insetti che col caldo stanno saltando fuori, saluti i tuoi ospiti e dico che a me gli scarafaggi, le zanzare, le mosche, le formiche non mi fanno un baffo. Usi il mio killer e li faccio tutti secchi. Vabbè. Allora, altro messaggio, buongiorno. Nella ricetta manca il peso della mortadella. Si va un po' a occhio, diciamo 5-6 fettine di mortadella per 400 grammi di macinato. Benissimo. 5-6 fettine, è ad hoc, è il. In cucina si va un po' a occhio, non è che si sta tanto a guardare quanto o come, però sì, 5-6 fettine di mortadella possono bastare. Salutiamo Serena e Fabio, complimenti, bravi anche in cucina, Valeria e Nino Comastri. Ah, ciao, grazie ragazzi. Amici di Trinità. Trinità, conosci già Trinità qua nel nostro pennino. Sì. Pennino, sì, collina. Sì. Nino, grande Nino. Prigioniero innamorato, bella canzone. Insomma, tu sei poi un fautore della classica melodia italiana, insomma. Sì. Le tue canzoni danno. Sì, mi piace il ritornello che
cantabile che si ascolta e si canta subito, sì, orecchiabile, sì. Insomma. Infatti io sono uno che ultimamente è un po' contro Sanremo, perché è vero. Si è andato un po' persa, questa peculiarità che abbiamo noi, anche perché ti posso dire che ho conosciuto persone americane, gente svedese, della Svezia, sono venute a trovarci, magari o per lavoro, e parlando della musica dicono: però le vostre canzoni che ricordiamo sono Toto Cutugno, l'italiano, sono le nostre tradizioni. È vero, ma probabilmente c'è il tentativo di scimmiottare troppo quelle che sono le tendenze magari che funzionano all'estero. Sai, poi il discorso commerciale... Poi quanti minori, accordi minori hai contato nelle canzoni di Sanremo? Un'infinità, sono tutte tristi. Tutte e tre, infatti ha vinto una che è di minori, mi sembra che non abbia neanche uno. Occidentali Scarpe. Il nostro compaesano è di Ortonovo, lui. Ah sì? Francesco, sì. Francesco. Ah, Ortonovo dov'è? Il mio paese è Sardano, Ortonovo, l'Uni. Ah. Comune di Ortonovo, sì. Ah, non lo sapevo, pensavo fosse più meridionale. Comunque. No, lui, il papà ha un negozio di strumenti musicali a Maria di Carrara. Ah, quindi è sempre nato, Abbiamo suonato insieme, fra l'altro. Ma dai! Sì, lui chitarrista. Accidente. Sì. È un bel aggancio adesso che lui ha vinto gli esordienti l'anno scorso, quest'anno i campioni. È stato bravo, ha creato qualcosa che insomma... Originale, c'era forse anche bisogno un po' di... Ma Gabbani è il suo vero cognome? Sì, Gabbani. Francesco Gabbani. Io la prima volta l'ho chiamato Gabbana, come Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, sì, è vero. Vabbè, allora, stiamo preparando i problemi. Mi permetti, già sai che su WhatsApp girano delle cose anche simpatiche a volte, no? Ci sono queste cose che si rigirano. No, le conosci questi tre farmaci, Luca? Questi tre farmaci, credo che siano molto... Sì. Tutti e tre li conosci? Sì. Perché i nostri amici, che insomma hanno un'età, li conoscono perfettamente. La maestra chiede agli alunni: quali medicine conoscete? Luigi: Voltaren serve contro i dolori. Paolo dice: aspirina aiuta contro la febbre. E Pierino, solito Viagra combatte la sete. La maestra: cosa? Eh sì, risponde Pierino. La mamma dice sempre al papà: prendi un Viagra, forse la volta buona che non resto bocca asciutta. Vabbè dai, si fa per scherzare. Rivolto ai nostri ascoltatori. Carina. Potremmo fare un sondaggio. Cosa usate? Ai maschietti, usate più aspirina, Voltaren, o Viagra, o Cialis, insomma. Cosa che, insomma, fortunatamente ancora voi soprattutto che siete giovani, non avete bisogno. Ritorniamo in cucina. Torniamo in cucina? Le polpette alla Cozzani. Iniziamo a fare un procedimento intanto delle polpette, tanto abbiamo ancora, 52 minuti. Io vado a togliere la parte del pan carré. Queste sono due fette di pane carré, anzi ce ne vorranno tre, quindi me ne prendi una. Assistente. La parte quella un po' più dura, che poi, visto che dobbiamo ammorbidirlo con il latte. Va ammorbidito con il latte. Allora, le polpette, uno dice: cosa c'entra il pan carré, cosa c'entra il latte? Vediamo allora se il nostro Stefano ci riesce a mandare in onda al volo le polpette di carne, sono una variante, secondo me, rispetto a quelle tradizionali che fate tutti i giorni a casa. Serena, vuoi elencare che cosa serve? Sì, allora, 500 g di carne macinata, 4 fettine di pan carré, 100 ml di latte, due cucchiai di parmigiano, due uova, sale, pepe, l'olio di girasole perché poi andremo a friggere e le passeremo nel pan grattato. Bene, allora queste le polpette ne ho viste fare in vari modi qui a Ciao Mamma, questa è veramente una novità. Queste sono quelle un pochino prosegui pure. Da finger food, visto che è un termine, quindi polpettine da aperitivo, ecco, dai, da fare una cosa. Andiamo a vedere come si... Allora, questo è il pane che ho tagliato la crosta, la crosticina intorno. Lo mettiamo in ammollo nel latte, così mi diventa... una bella... Panna in ammollo nel latte. Sì, esatto. Cioè qua, più che delle polpette, mi sembra che stia facendo colazione. Insomma. È vero, pane là, il pucciato, E voilà, spacca. Eccolo qua. Pan carré nel latte. Si esatto. Si ben bene, Come facevano i nonni con le fette biscottate, quelle... È vero. Eccolo Deve qua. Deve venire bello morbido. Bello morbido.
perfetto. Perché assorbe tutto il latte. Sta diventando una specie di colla. Sì, esatto. Deve assorbere tutto il latte, esatto. Poi per l'impasto delle polpette. Sì, il pancare poi lo assorbe, essendo molto morbido, assorbe e tantissimo. Poi facciamo il nostro impasto che prevede carne macinata. Sempre di maiale? Sì. Rigorosamente. Bovino, sì, sì, sì. Metto? Vai. Proviamo le uova, il sale e il pepe li prendo io qui, il pepe ce l'abbiamo qua, questo qua. Ci mettiamo due uova. Il parmigiano. Due uova. Ti vedo, sì Fabio, devo dire la verità, magari con un sassofono in mano sei più disinvolto. Sì, molto di più. No, invece Serena proprio ha lo stile da brava cuoca. Lei... Io vedo che tu ti guardi intorno. Mi diletto! Brava, no, dai, mi diletto. Però vedi anche lo scopo della nostra trasmissione, perché noi non ci rivolgiamo a fare delle lezioni di alta cucina. Poi mettiamo... E quindi nelle mie, se ci venisse io sarei ancora peggio, ma nelle condizioni nostre ci sono tantissimi amici ascoltatori, che magari noi stiamo cercando di dare istruzioni sulla semplice cucina da casa, la home cucina cooking, da casa, come noi la chiamiamo. Non vogliamo fare piatti da MasterChef, ma vogliamo fare piatti che ognuno magari di voi può realizzare con ingredienti naturalmente alla portata di tutti. Quindi adesso cosa fai? Spremi il pane? Spremo il pane, tolgo il latte, quello che è in eccesso. Se no viene troppo liquido l'impasto. Puoi fare una specie di pallina. In tanti ristoranti la cucina casereccia, come si suol dire, è ancora apprezzatissima. Beh, certo, perché magari, sì, sai, noi sono anni che bene o male, forse dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, almeno dalle nostre parti, la fame non la soffre più nessuno. Okay. E quindi tutti questi anni abbiamo mangiato di ogni. Sì. Magari a volte allora dici, vabbè, le cose più normali le ho sempre mangiate, vado in un certo ristorante, cerco un certo tipo di cuoco che mi dia la possibilità di assaggiare dei sapori che non ho mai avuto la possibilità di assaggiare. Però d'altronde la tradizione va rispettata, ci sono dei piatti che a volte cucinati come vanno cucinati, con semplici accorgimenti o con varianti, sono piatti tradizionali che risultano sempre poi assolutamente gustosi. Da noi ci sono tantissimi ristoranti che durante un giorno alla settimana fanno, non so, lo stoccafisso con le patate. Fanno tigelle con i salumi, cioè ancora... Tu l'ultima volta che eri venuto avevi fatto queste cose che si chiamano... I testaroli, è vero. Perché è un nome che non mi entra in testa, però parlando anche con dei tuoi colleghi, non so chi è venuto, cosa ha preparato Fabio? Ma io dicevo queste cose tipicamente... I pistaroli, tutti li conoscono. Sì, vero? Sì, è una cosa... Sì. Poi sono tornato alla Lunigiana, così ci sono tantissimi ristoranti che sono proprio... Fanno solo testaroli. Specialità pistaroli. Sì. Perfetto. Allora, lì cosa ci sono? Due fette? Pepe già messo? Sì, pepe già messo e sale già messo. Hai messo solo due fette di pane o quattro? Tre fette di pane ammorbidito nel latte, poi spremuto. La ricetta è di quattro, perché sono 500 grammi di macinato, però dicevo noi meno. Abbiamo dovuto tagliare. Ne mettiamo tre perché si amalgama... Allora, la consistenza è buona. La consistenza. Quindi, fai vedere. L'uovo, due uova. Formaggio, parmigiano. Esatto. Cioè, quindi lì adesso il pane praticamente si è mischiato insieme. Esatto. Questo è l'impasto delle polpette. Di solito si usa il pan grattato normale. Ma poi adesso usiamo anche quello. Anche quello poi per... Però questa è una variante. Le passeremo nel pan grattato. Con il pan grattato. Che magari può dare un sapore più... Ah, ci metti anche la fetta di fontina? Ci metto una fetta di fontina, perché di solito si usa il provolone, però è un sapore un po' più... un po' troppo... Altra variante sconosciuta. Io, le volte che l'abbiamo provate, abbiamo constatato che la sottiletta o la fontina... È più delicata. È più delicata, una cosa un po' più apprezzabile al palato. Io quindi la taglio in piccole... La taglio in piccoli pezzettini, che saranno poi i cubetti che vado a mettere dentro. Perché poi se con il calore cuocendola si scioglie, diventa un ripieno
variante sul pesto del polpetto è veramente interessante. Variante a sorpresa. Sì, quando sì, diventa sicuramente tutto più, non dico dolce, ma meno sapore, meno, è più attenuato. Sì, perché sì, il latte sì, e la fontina sono formaggi così dolci che dovrebbero attutire un po' l'impatto della carne di maiale col pepe. Allora, io tanto, tu stai qua, io mi lavo le mani. Sì. Me le sono già lavate, però. Sparisce un attimo, ma. Mi fai vedere il colore? Ritorna, Stefano, riusciamo a vedere il colore della verde? Guarda. È ancora verde verde? Riesci a vederla? Beh sì, un po' il colore si sta affievolendo, attenuando, non è più verde come prima. Non è più verde come prima, però. Rimane bella verde. Tiene, poi. Tiene. Clorofilla. Abbiamo avuto una lezione su proprio il meccanismo della clorofilla che nella cottura. C'è stato proprio ieri con il nostro chef Gianni Brancatelli. Per non far perdere il colore, poi la puoi mettere anche nel ghiaccio, con i cubetti di ghiaccio. No, si parlava proprio di. E rimane. Brava, anche questo c'è stata. Brava, brava. Ieri da Masterchef Gianni Brancatelli c'è stato ricordato, perché una signora aveva chiamato. Sì. Dicendo, il pesto genovese lo metto in freezer quando tiro fuori di colore marrone. Pesto genovese, perché sta lì la clorofilla. Sì, è verissimo. E quindi questo sistema che tu hai suggerito è assolutamente da seguire. Allora, tanto io faccio... La polpettina? Una polpettina. Adesso vediamo. Guarda, come ce la cava. È un pugno, è un pugnetto giusto. Eccolo qua. Poi ci fai un buco. Poi io faccio un buchetto. Metto un pezzettino, un po' come fare gli arancini. Ma guardalo qua, ecco, questo è, e quindi il pezzo di fontina glielo metto in mezzo. E poi... Esatto. La scomparsa, io le metto qua, le preparo. Poi le dovremo passare nel pane grattugiato per dare quella... Sulla specie di copertura esterna. Esatto. Perché dopo le friggi in olio? Esatto, sì. In olio di girasole. Che di solito uno pensa alla polpetta, la fai in umido in un, esatto, con un po' di pomodoro, no, qua le friggiamo. Sì. È giusto, vanno impanate. È esatto. Cioè, ogni tanto quando vengono. Ci fai un buco e ci metti in mezzo un pezzo di. Pezzettino di. E chi ti ha insegnato questa roba qua? È. Ma. È sarzanese. Eh? Sono quelle cose che a volte si sperimentano. Così, dicono anche, un anche po per... degli avanzi del frigo, no? Quello che c'è, no, in certo. Frigo, prendere tutto e da noi una... inventarsi. Luglio, agosto, insomma, il nostro frigo piange. Quindi... Non hai tempo da andare a fare la spesa. Reinventiamo le ricette. Ma dai, luglio, agosto, però dai, sei in giro per festa. Ma sì. Sai quando ti danno da mangiare. Dammi una percentuale di festa che ti offrono la cena. La penso il 90%. 95% non te la offrono. No. Te la offrono? Sì. Ancora, sì. Ah, beh, allora ci sono ancora dei. Ci sono sì, ancora. Sì, hanno sì, ancora un po' di rispetto per i lavoratori. Sì, tantissime. Anche perché io sono dell'idea che basta non approfittarsene. Non ovvio. Ci sono vabbè, tante non dipende stazioni. Da te, se ne approfitta gli altri, dopo ci va di mezzo tutti. Esatto. Poi per colpa di uno. Insomma, e l'acqua ve la portano gratis? Al pomeriggio mentre montate? Non guarda, sempre? È una questione che abbiamo fatto anche poco tempo fa, una discussione con dei miei colleghi. A volte ci sono delle situazioni dove arrivi e ti portano quasi anche il cocktail di benvenuto. Sì. Io ti faccio un esempio stupido. Ho fatto una festa del vino qui a Cavriago. Festa del vino? Sì. Quando sei stata? Siamo stati... D'estate? Sì. Era 4-5 anni fa. E me la ricorderò sempre, perché quando siamo scesi dal furgone è arrivato il signor, ciao, ci ha abbracciato. Noi lo conoscevamo così di vista, perché poi ci seguiva giustamente a Trinità, oppure a Redas, oppure alle scaliere. È arrivato con un vassoio di gnocco fritto, te lo giuro, un concone, come diciamo noi, di prosecco, e un succo di frutta per... Ha detto, no, quando siete qui siete i nostri ospiti, quindi è stata una delle cose, perché di solito quando arrivi se vai a chiedere una bottiglia d'acqua, ti qua su 3 euro, poi ci rimangono, euro, discoteca, ci rimangono male se li perché dici, c'è un bar aperto, no, il bar magari... dopo, no, veniamo, abbiamo da lavorare, dobbiamo... qui è tradizione, no, che qui tutti... è tradizione che prima di iniziare a lavorare dovete venire, sbiccheriamo e mangiamo.
Va quindi bene. Sono quelle cose che poi ti rimangono, perché sono talmente a volte... Fa piacere. Sì, no, sull'acqua però è vero, sul bere... A volte no, perché la festa magari è chiusa, tengono aperto un bar che magari in gestione esterna non c'entra niente con la festa, se tu vai là il bar dice concentro con la festa. Infatti noi ci siamo attrezzati col pullman, abbiamo il frigo. Frigo bar, bottiglie da 12 di acqua perché... Soprattutto poi d'estate. No, d'estate ne bevi poi tantissimo, quando devi montare sotto il sole, ragazzi, è dura. Infatti, però dai, sono quelle cose belle di... Però vedo che la prendi con una certa filosofia. Io guarda, io mi diverto da quando partiamo, fortunatamente. A parte che abbiamo creato un bel gruppo, anche con i ragazzi. C'è una bella armonia, insomma. C'è una bella squadra. Sia al montare, che scaricare, che insomma, fa tutto parte poi della... Anche se è la stanchezza, lavoro. Però poi alla fine... No, ma infatti questo lavoro se non ti diverti anche... Bravo. Cioè si farà fatica, ma devi farlo con lo spirito giusto perché se non ti diverti. Un salutone a Fabio e la sua gentile signora da Gio Codeluppi, finto fotografo. Giovanni. Grande Giovanni. Ciao, grazie. Codeluppi. Il re dei palloncini. Dei palloncini? Sì, lui tutte le serate viene a sentire le orchestre e poi... Fai i palloncini, sai come... Ah, quelli che hanno delle forme strane. Sì. E li regala a tutti, bambini, donne, vengono, fanno la coda perché gli fanno la richiesta. È bello avere della gente che è ben disposta verso il prossimo. Sì, no? Che... è bello. Poi nel nostro lavoro, il vostro lavoro soprattutto, insomma, se ne conoscono di ogni. Quindi le varietà sono tantissime. Sì. Però quando trovi queste persone simpatiche ti concili un po' con questo modo. Perché insomma la vita poi alla fine è una, basta viverla nel migliore dei modi, senza sbattersi più di tanto, perché tanto serve poco, alla fine siamo tutti destinati a fare la stessa fine. Signore e signori, sono le 12:04, andiamo alla pubblicità, diamo tempo a Fabio di finire le sue proprietà. Tiene una, ti è rimasta una da farla? Sì. Quattro, ecco, dopo la pubblicità fai rivedere come fai, inserendo questo pezzo. Cioè, questa novità è proprio una di formaggio. Un'estrosità, Estrosità, dai, no. Cioè, come l'ovetto Kinder, sarà la sorpresa. Trova la sorpresa. Allora, mi raccomando, domani sera, quando andrete a Redas a trovare Fabio Cozzani, a lui le portate, richiedetemi a me, anche un battagliero, perché ai fornelli sono talmente rare le volte. Un battagliero, certo, glielo dovete chiedere, perché un balza che da queste parti, poi è nato da queste parti, sai? Sì, Barco di Bibiano, Pattaccini e qua. Tra l'altro, tu la conosci l'officina del battagliero? Sì. Bravissimi, le cose. Bravissimi. Vengono qua, verranno qua, non a cucinare, però insomma sono venuti qua tra l'altro volte. Io proprio da te mi avevi fatto vedere il DVD di Hiller, il tributo, la sua storia. Ah, certo, è vero. Lo vedi proprio in televisione fa. Da te, sì. Chi l'aveva fatto? Te ricordi il filmato documentario su Hiller Pattaccini? Su Hiller, sì, esatto. Bene. Allora, un salutone a Gio Codeluppi, abbiamo già letto, perché mi ha suonato due volte, allora vabbè, fa niente. Signore e signori, allora mandiamo la pubblicità, state con noi. Un saluto a questa bellissima coppia, Katia da Salso Maggiore. Ciao Katia. Ciao Katia, grazie mille. La reclama, come dice la Clerici, e mi raccomando, domani sera andate da Serena, chiedetele la ricetta, perché so che noi cerchiamo di spiegarla. A Serena non chiedetele una canzone, il repertorio lo sanno già loro quello che devono fare. Però magari se c'è qualche canzone che vi piace, potete anche chiedere, ma fondamentalmente le dovete chiedere verza ripiena, cioè vai. Serena, tra l'altro sei bravissima, devo dire che hai una bella anche Ezio ed Angela di Colorno vi salutano, Fabiola e Serena. Grazie. Ciao Ezio, un bacione. Ezio.